Ciao ragazzi e benvenuti su questo video. Oggi faremo a grande richiesta il video Draw My Life, in cui cercherò di farvi conoscere un po' la mia vita e quella che è stata fino adesso. Allora, per ovvi motivi dovrò tagliare molte delle cose che mi sono successe, perché se no questo video finirebbe per durare un'ora e mezza, però cercherò di fare del mio meglio e farvi conoscere la mia vita. Prima di tutto vorrei ringraziare Sergio che mi sta editando questo video e mi sta facendo dei disegni bellissimi, perché se mi fossi messo io a disegnare probabilmente il video sarebbe venuto un po' meno bene. Sono nato in Trentino, in un minuscolo paese ma bellissimo, su una collina nel mezzo di due laghi. Papà, mamma, mio fratello maggiore ed io. Sono sempre stato un bambino un po' spericolato e andando a gattoni sono riuscito a chiudermi dentro un forno. In pochi mesi ho imparato a camminare ed ecco che mi sono gettato in un lago senza saper nuotare, dove ho rischiato di affogare. Certo, le mie manie suicida erano frequenti. All'asilo disegnavo balene e mi divertivo a tirare i capelli delle bambine. Alle elementari eravamo una piccola classe di 8 bambini e io ne combinavo sempre di tutti i colori. Alcune maestre dicevano solamente che ero un po' vivace, mentre altre dicevano che sarei diventato un delinquente. Catechesi la seguivo davvero con attenzione. Ricordo un episodio durante la quaresima, come erano belle le candele che si accendevano ogni settimana. Tuttavia, finii per bruciare un ciuffo di capelli di una mia compagna. Scusami se stai guardando questo video. In quel periodo i miei genitori mi forzavano a fare sport, facevo nuoto e anche sci a livello agonistico. E quando non c'era neve sulle montagne avevo anche pre-sciistica. Tuttavia, devo dire che in quel periodo le mie uniche vere passioni erano Tomb Raider, Tekken e Mario Kart, che condividevo con il mio amico d'infanzia Stefano, mia zia e le mie cuginette. In quel periodo andavo spesso da mia nonna, che preparava dei buonissimi piatti, tra cui la scaloppina al vino bianco e anche delle patate fritte, olio, burro e margherina. Sì, forse non erano il massimo per la dieta, ma erano davvero buone. Arriva il momento di andare alle medie e del famigerato apparecchio ai denti. In combinazione con i miei occhiali da vista, quei capelli ricci stile cespuglio, diciamo che non mi donavano proprio un bel look. Odiavo lo sport ed in quel periodo ero anche un po' sovrappeso. Tuttavia, ciò non mi impedì di fare molte amicizie. Disegnavo molto bene e mi divertivo a fare le caricature dei miei compagni di classe e di insegnanti. Anche se un giorno l'insegnante di tedesco finì per mettermi una nota sul libretto scrivendo: Sebastiano si diletta a disegnare donnine durante le ore di tedesco. Probabilmente era solamente invidioso della mia vena artistica. Sì, diciamo così. Ricordo comunque con piacere gli anni delle medie, perché è stato in quel periodo che mi sono affezionato al Giappone ed ho iniziato a studiare comprandomi un libro. Le superiori le ho fatte a Trento, in città. Il mio paese l'ho sempre sentito troppo piccolo ed avevo bisogno di nuovi stimoli. Anche se il liceo scientifico tecnologico che finii per frequentare di stimoli proprio non me ne dava. E ho passato la maggior parte del primo anno a fare il minimo indispensabile per passare, continuando a studiare giapponese, fino a quando non arrivò la svolta, ovvero la possibilità di partecipare ad un anno in Cina. Certo, non era il Giappone che desideravo, ma era comunque un paese asiatico che personalmente volevo visitare. Il mio anno in Cina è stata una vera rivelazione, tutto funzionava in modo diverso, ho imparato il cinese in poco tempo ed ho iniziato a lavorare persino nel mondo della moda, chi l'avrebbe mai detto? Ho iniziato a perdere tantissimi chili, anzi fin troppi, infatti ho finito per pesare 55 chili, ma in quel periodo, forse in Cina andava quella tipologia di modello lì. Una delle più grandi scoperte che ho fatto in quel periodo è stata la stiratura chimica, che mi permise di cambiare completamente immagine e per i successivi 5-6 anni non ho mai smesso di farmela. È stato solo negli ultimi anni che ho riscoperto i miei capelli ricci. Tornato in Italia ho continuato a lavorare come modello ed anche se ero iscritto a scuola non frequentavo praticamente mai le lezioni. Dal bambino delinquente sono passato ad essere, a detta del professore di chimica, un bambino malaticcio. Pensate che ero persino riuscito a finire il libretto delle assenze tra le varie visite dentistiche, motivi familiari e molte indisposizioni. Ero ormai consapevole che Trento mi era troppo piccola e avevo bisogno di vedere il mondo. Dopo varie peripezie, riuscii finalmente a trasferirmi in Giappone,
dove ho iniziato a lavorare anche lì come modello. Grazie anche alla mia conoscenza della lingua cinese, nel giro di un anno sono riuscito a raggiungere il livello più alto di lingua giapponese, ovvero il GLPT N1. Imparata la lingua, ho avuto la possibilità di recitare in qualche dramma giapponese, tra cui Nihonjin no Shiranai Nihongo, nel quale mi avevano chiesto di interpretare il personaggio francese Lui. Parlando con i registi, sono riuscito a farlo diventare un personaggio italiano e chiamarlo Luca. In quel periodo ho anche iniziato a frequentare il Bunka Fashion College, che è considerata una delle migliori scuole di moda al mondo. Ci hanno studiato persino Yohji Yamamoto o Kenzo. Quello fu un periodo particolarmente stressante per me, perché era davvero difficile riuscire a combinare il lavoro con gli studi, ma in qualche modo ci sono riuscito. La mia agenzia all'epoca ebbe una grande idea: voleva farmi cantare in un gruppo composto da stranieri e mezzi giapponesi, ovvero half. Ho sempre amato cantare, ma cantavo solo quando ero da solo, quindi l'idea di cantare in pubblico un po' mi spaventò. Il progetto del gruppo non si concretizzò mai, ma io da quel momento in poi ho sempre continuato a prendere lezioni di canto. Ho anche iniziato una band Visual Kei. Abbiamo avuto la possibilità di fare vari concerti, persino in Giappone, dove siamo riusciti anche ad andare al Saitama Super Arena. Che emozione che abbiamo provato! Contemporaneamente ai DNR ho anche fondato una band tutta mia, in cui ero il cantante. Eravamo un duo, io e un certo Euphoenix, che veniva da una band chiamata Cinema Bizarre. Non durò moltissimo perché difficoltà di logistica, proprio perché io comunque ero per lo più in Giappone mentre lui era in Germania, non ci hanno permesso di continuare questo progetto. Fu così che iniziai la mia carriera da solista. E tuttora sto ancora facendola e pubblicando vari singoli, canzoni, eccetera, eccetera. We are the fire. Ma la cosa più interessante è che iniziare questo progetto da solista mi ha anche avvicinato anche al mondo della composizione, che poi nel giro di qualche anno è diventato il mio lavoro principale. Come sapete, io lavoro moltissimo con la Cina nel mondo del cinema, facendo svariate colonne sonore. E questo mi ha permesso di viaggiare e anche di spostarmi dal Giappone. Ho vissuto in Thailandia 3 mesi, sono stato anche a Los Angeles 3 mesi e devo dire che adesso, cioè, cerco di vivere la vita nel momento senza pianificarmi troppe cose. Io vorrei svegliarmi tutti i giorni qui. In questo momento sono arrivato adesso al 2019, dove mi trovo in Italia e sto frequentando, cioè oddio non sto frequentando, però sto facendo l'università di lingue orientali. Non frequento perché ovviamente il mio lavoro non mi consente di frequentare l'università, però mi recco a dare gli esami ogni volta che c'è una sessione e devo dire che studiare mi sta piacendo veramente tanto e penso che continuerò a farlo per molto tempo. Un'altra cosa che ho scoperto negli ultimi anni è stato il mio canale YouTube. È iniziato un po' per gioco e adesso sono davvero felice di vedere che ci sia così tanta gente che mi segue e non siete tantissimi forse per gli standard di YouTube, però per me significa davvero molto, quindi vorrei davvero ringraziarvi tutti che seguite questo canale e continuerò a fare video. Sebastiano Serafini fa 1 anno sul canale. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io non ho capito come sistemare queste luci. Uffa. Questa qua che prima non mi cagava, adesso che vede il senpei, vediamo se viene a salutarmi. Oh, mi fa anche sì con la testa, vedete che è tipo proprio giapponese. Mi spiace che questo Draw My Life non ho potuto dire molte cose, perché altrimenti il video sarebbe diventato decisamente troppo lungo. Però sto pensando di fare altri video in futuro in cui analizzerò magari dei piccoli anni di vita e vi spiegherò esattamente come sono andate le cose, perché ci sono molti retroscena, anche cose un pochino tristi che non vi ho raccontato, specie insomma negli ultimi anni, quindi magari in futuro vi farò questo video.
Vi ringrazio di cuore e noi ci vediamo al prossimo video. Andate a seguire Sergio che mi ha disegnato questo meraviglioso Draw My Life, vi lascio il suo link in descrizione e poi volevo ricordarvi che finalmente potete prenotare la mia nuova canzone, ve la metterò nel primo commento, andate subito a prenotarla se vi piace la mia musica. Un abbraccione da Seba e noi ci vediamo al prossimo video.